Marsala, la polizia arresta una latitante romena colpita da mandato d'arresto europeo. Marsala, estorsione e maltrattamenti in famiglia, carabinieri arrestano un ventenne. Campobello, controlli contro il lavoro nero, elevate sanzioni per 25.000 euro. Mazzara, ministro 2019, in fermento, la politica locale si lavora alle candidature. Calcio, il Mazzara oggi in Coppa Italia in cerca di riscatto. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. La polizia di Marsala ha arrestato una latitante romena. I particolari nel servizio. Da 5 anni era ricercata dall'autorità giudiziaria del suo paese per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e uso di atti falsi. La donna, una romena di 48 anni, è stata rintracciata dalla polizia a Marsala e tratta in arresto. In manette è finita Nicolina Solare, nei cui confronti pendeva un mandato di arresto europeo. La donna latitante è stata individuata dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza marsalese a seguito di una segnalazione pervenuta dalla divisione Sirene, direzione centrale della polizia criminale. La 48enne è stata fermata sabato scorso mentre procedeva in auto in via Edoardo Alagna. Dopo le formalità di rito, la romena è stata condotta presso il carcere Pagliarelli di Palermo e successivamente posta agli arresti domiciliari su disposizione della Corte di Appello di Palermo in attesa della procedura di espatrio in Romania. Restiamo a Marsala, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane ventenne con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato un ventenne con l'accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe avuto comportamenti violenti nei confronti della madre e del convivente con i quali viveva in un quartiere popolare della città. Il ventenne avrebbe preteso del denaro dalla madre, richieste che sarebbero diventate giornaliere e che la stessa donna non sarebbe riuscita più a soddisfare. La donna sarebbe stata anche minacciata e percossa dal figlio. Il ventenne, già sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio, avrebbe minacciato la madre del compagno sabato scorso, ai quali avrebbe chiesto la somma di 50 euro. Al rifiuto da parte dei familiari, il giovane avrebbe scagliato la donna contro l'armadio della camera da letto e poi l'avrebbe minacciato con un coltello e colpita con un pugno al volto. È stata la donna a chiedere l'intervento dei carabinieri. Il ventenne è stato arrestato e condotto al carcere di Trapani. La vittima invece è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Il giudice del tribunale marsalese nella giornata di ieri ha convalidato l'arresto e ha disposto per il giovane la custodia cautelare in carcere. Cerimonia solenne a Mazzara lunedì 12 novembre per la giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare. Dopo la messa di suffragio, che sarà officiata alle 11 presso la cattedrale, la celebrazione proseguirà con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti del mare nel lungomare Manzini. Poter avviare una cooperazione tecnica, produttiva e scientifica nel settore agroalimentare, nella pesca e acquacoltura. Questo è l'obiettivo della visita al distretto della pesca e crescita blu di Mazzara di una delegazione imprenditoriale del Congo Brazzaville. La delegazione del paese africano è stata ricevuta dal vicepresidente Paolo Lisma e da Giovanni Basciano, componente del CDA, del COSAP e del centro di competenza distrettuale. La delegazione congolese ha visitato inoltre alcune strutture tecniche del distretto mazzarese e della filiera ittica siciliana. Con un avviso pubblico, il dirigente del primo settore del comune di Mazzara, Maria Gabriella Marascia, rende noto che per i soggetti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 67% è prevista la possibilità di poter fruire gratuitamente del servizio di trasporto pubblico extraurbano gestito dall'AST per il 2019. Gli interessati residenti nel territorio di Mazzara possono presentare istanza al Comune e Servizi Sociali entro il 25 novembre utilizzando il modello di domanda legato all'avviso che si può scaricare dall'albo Pretorio online.
E parliamo di amministrative 2019. A Mazara del Vallo il movimento Cambiamo Volto appoggia il candidato sindaco Giorgio Randazzo. Il servizio. Anche il movimento Cambiamo Volto al Territorio sosterrà la candidatura a sindaco di Giorgio Randazzo alle elezioni amministrative che si terranno a Mazara del Vallo nella prossima primavera. E questa è una delle novità emerse nelle ultime ore nel mondo politico mazzarese, già in fermento in verità da alcune settimane in vista dell'importante appuntamento elettorale. Randazzo, candidato della Lega di Salvini e della lista Mazara Libera, potrà contare quindi sull'appoggio del movimento leghista che fa capo a Salvatore Tarantolo, consigliere comunale di Gibellina, e che a Mazara del Vallo ha come referente Franco Mazzucco, ex assessore comunale nella giunta Macaddino. Il matrimonio politico è stato sancito a seguito di un incontro avvenuto l'altro ieri tra i rappresentanti del movimento e lo stesso candidato sindaco. Con il Randazzo ci accomuna la voglia di cambiamento nel modo di pensare ed amministrare un territorio o una città, scrive in una nota Tarantolo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Mazzucco, secondo cui il primo obiettivo del movimento sarà dare alla città di Mazara un sindaco politicamente forte e, per quanto riguarda l'amministrazione, preparato come Randazzo. Le novità, seppure non ufficiali, ma semplici voci di corridoio, sembrano arrivare anche da altre parti politiche, a cominciare dalla coalizione che fa capo al sindaco uscente e non più candidabile Nicola Cristaldi, che avrebbe, per così dire, virato verso il nome di Pino Bianco, già candidato due volte a primo cittadino ed ora come candidato sindaco di continuità rispetto all'attuale amministrazione comunale. Ipotesi, e allo stato attuale solamente ipotesi, per le quali bisognerà attendere ancora qualche tempo per sapere se siano reali o meno. Novità sembrano arrivare anche nel centro-sinistra, dove per la candidatura a sindaco sarebbero cresciute negli ultimi giorni le quotazioni di Giovanni Palermo e Ina Gate, mentre sembrerebbero tramontate le ipotesi legate ad una nuova discesa in campo dell'ex primo cittadino Giorgio Macaddino. Il Consiglio Comunale di Marsala si riunirà lunedì 12 e mercoledì 14 alle 16.30. Oltre ai punti già iscritti, sono stati inseriti all'ordine del giorno altri due punti relativi alle modifiche all'articolo 8, ultimo comma, del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, il riconoscimento di un debito fuori bilancio e una mozione per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Domenico Lucano, sindaco di Riace. Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione nelle vie Tucidide, Tacito, a Mazara. Lo ha resoluto il sindaco Cristaldi. Per la via Tucidide gli interventi di realizzazione dei nuovi impianti sono stati effettuati da parte dell'impresa Omni SRL di Mazara, mentre per la via Tacito i lavori sono stati eseguiti dalla ditta di Biga Costruzioni di Alcamo. Sono in corso inoltre lavori per gli impianti di pubblica illuminazione di via Socrate, dove ad effettuare gli interventi dell'impresa CIM SRL di Calatafimis e Gesta. L'amministrazione comunale di Campobello di Mazara ha reso noto che c'è tempo sino al prossimo 1° dicembre per presentare le richieste finalizzate all'erogazione di benefici in favore dei disabili gravissimi. Entro tale data gli interessati o i loro rappresentanti legali dovranno presentare apposita istanza compilata secondo lo schema pubblicato nel sito istituzionale dell'ente, presentandola al punto unico di accesso che per i richiedenti di Campobello è a Castelvetrano all'interno del presidio ospedaliero, oppure inviandola al distretto sociosanitario 54, sempre a Castelvetrano. Allora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Riaprirà già da oggi la piscina comunale di Marsala, lo ha reso noto l'assessorato allo sport diretto da Andrea Baiata, cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunicato che l'associazione gestore dell'impianto sportivo ha adempiuto all'attuazione delle misure correttive a suo tempo prescritte. L'amministrazione comunale di Alcamo ha deciso di gestire lavori di manutenzione ordinaria attraverso l'utilizzo di un accordo quadro con un unico operatore per un periodo di 3 anni come strumento idoneo
per gestire fabbisogni manutentivi dell'ente, con particolare riferimento ai lavori urgenti di pronto intervento. L'accordo quadro per la manutenzione ordinaria della viabilità esterna e rurale prevede un importo complessivo di circa 900.000 euro, secondo la programmazione già approvata in Consiglio. E torniamo alla cronaca. Controlli contro il lavoro nero a Campobello di Mazara, sono state elevate sanzioni per 25.000 euro. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo nei giorni scorsi hanno effettuato controlli contro il lavoro nero a Campobello di Mazara, in particolare con l'ausilio dei militari del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani, sono state controllate 5 aziende agricole e 50 lavoratori. Al termine dei controlli i carabinieri hanno elevato sanzioni per un totale di 25.000 euro. Sono stati scoperti inoltre 8 lavoratori in nero extracomunitari regolarmente muniti di permessi di soggiorno. I carabinieri hanno denunciato anche il titolare di un'azienda agricola per alcune violazioni del testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. In particolare, la denuncia è scattata per l'omessa visita medica del dipendente prima dell'inizio dell'attività lavorativa e per l'omessa formazione e informazione dei rischi connessi con l'attività lavorativa. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire una maggiore sicurezza ai lavoratori impegnati nella raccolta delle olive. Per la giornata mondiale del diabete quest'anno è stato scelto il tema "Il diabete coinvolge ogni famiglia". A Mazara del Vallo sono state organizzate dall'11 al 18 novembre diverse giornate dedicate agli screening della popolazione e meeting al fine di rappresentare in modo unitario e coeso la prevenzione del diabete per il territorio di Mazara e per le città vicine, lo ha reso noto l'ADIM. Giorno 11 presso il poliambulatorio sanitario di via Castelvetrano a Mazara si terrà un meeting sul tema "La gestione della persona con diabete e la famiglia". Lo screening gratuito è previsto domenica 11 e mercoledì 14 dalle 9 alle 13 presso l'ambulatorio dell'ASP, sabato 17 dalle 16 alle 20 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 presso la sala ottagonale della Basilica Cattedrale. Domani a Mazara si presenta il libro Giuseppe. Si tratta di un volume scritto da un genitore, il Grinta, con l'obiettivo di onorare la memoria del figlio suicidatosi nel 2014 a soli 21 anni. Il libro sarà presentato presso la Fondazione San Vito Onlus alle 17.30. Relazionerà il Grinta, autore del volume. Il racconto nel libro ha l'obiettivo dichiarato di onorare la memoria di Giuseppe, cercare di capire le cause del disagio giovanile che portano poi al suicidio. Giuseppe è il racconto di un padre che insegue suo figlio oltre il confine invalicabile della morte. E siamo allo sport calcio. Il Mazara è impegnato oggi in Coppa Italia. Il servizio. Riscattare il doppio falso passo in campionato compiuto contro il Marsala 1912 e contro il Castellammare. E questo è l'obiettivo del Mazara di mister Pietro Tarantino, che oggi pomeriggio alle 14.30 scenderà in campo fuori casa contro il Sant'Agata nel match di andata dei quarti di finale della Coppa Italia regionale di eccellenza. Un match difficile contro una delle squadre più attrezzate di questa stagione, che per i canarini rappresenta l'occasione perfetta per provare a mettere alle spalle le difficoltà e le critiche degli ultimi giorni dopo aver guadagnato appena un punto nelle ultime due sfide di campionato. La Coppa Italia è uno degli obiettivi dichiarati dalla società guidata dal presidente Filippo Franzone dopo la delusione dell'anno passato con la eliminazione ad opera delicata al termine di una partita di ritorno bruttissima giocata a Nino Vaccara, che vanificò la vittoria all'andata per 2-0. Quest'anno il Mazara non vuole commettere gli stessi errori. Mister Tarantino lo sa bene e fino a questo punto il cammino è stato perfetto, con la eliminazione del Castellammare nel primo turno e del Dattilo in quello successivo. Ora tocca al Sant'Agata e i gialloblu non vogliono ovviamente steccare la partita, partita che verrà arbitrata dal signor Giuseppe Raso di Messina. Nel Mazara sarà assente lo squalificato Accardo. Il return match si giocherà poi a Nino Vaccara tra 15 giorni.
E siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera alle 21 potrete seguire lo spettacolo di Maurizio Scugnizzo. Grazie per averci seguito, arrivederci.